Care telespettatrici e cari telespettatori, benvenuti ad una nuova puntata di Una mela al giorno. Questa rubrica che ormai sta prendendo piede nella nostra TV, la prima serie è andata benissimo, questa seconda serie invece sta spopolando. Perché? Perché affrontiamo i problemi delle persone che vivono ogni giorno un piccolo problemino di salute. E noi adesso ci stiamo ambientando in questo gruppo, team di medici. Abbiamo oggi ospite la dottoressa Manuela Romeo, alla quale diamo immediatamente il benvenuto, che conosceremo immediatamente e che, come anticipava nella scorsa puntata il dottore Reale, ha un suo determinato percorso, è una persona giovane come potete immediatamente vedere, ma che è anche giovane nell'approccio con il mondo della medicina. Dottoressa Romeo, lei un medico che ha già lavorato in una struttura pubblica, lavorava a Messina in un ospedale come anestesista e rianimatore, un percorso che sta quanto più vicino possibile al paziente, nel momento anche più critico, forse l'ultimo volto che vede prima di essere operato. Sì, intanto buongiorno Raffaella, la ringrazio per avermi invitato. Sì, da questo punto di vista noi siamo l'ultimo volto che il paziente vede prima di addormentarsi, il momento in cui svolgiamo il nostro mestiere di anestesista. Un volto che deve essere consolatore, tranquillizzante, che con lo sguardo dice: ci sarò io, ti sveglierò e starai bene, non avrai dolore, non avrai fastidi. Almeno questo è quello che noi ci poniamo come obiettivo nel momento in cui iniziamo, induciamo un'anestesia. È importante infatti che il paziente, anche nel momento in cui è completamente incosciente, cioè non esiste nulla che può smuoverlo da quel sonno, da quel torpore in cui si trova, comunque è importante che psicologicamente sia anche ben disposto a quello che sta per succedere. Mi sta dicendo appunto che cercate di tranquillizzarlo, una bellissima cosa. Certo, assolutamente. Il paziente deve avere fiducia nell'atto chirurgico e fiducia in chi lo manda in coma farmacologico, lo addormenta, ma soprattutto lo risveglia. È una fiducia, è un rapporto fiduciario che si instaura all'inizio, nel colloquio, nella visita anestesiologica. Ci si parla, ci si racconta, è importante che ci sia, si spiega quello che succederà e poi il paziente acquisisce questa fiducia e sa che quel volto amico che vedrà quei pochi secondi un po' addormentato, un po' stordito, sarà lo stesso che vedrà al suo risveglio. Infatti questo accade, io sono stata una persona, ho subito una piccola operazione però in anestesia totale e mi ricordo appunto questo, quella carezza sul braccio che mi ha fatto l'anestesista prima di addormentarmi, l'ultima cosa che ricordo, e quello stesso volto che poi ho rivisto quando mi sono svegliata ed ero tranquilla perché mi sentivo bene, quindi è anche importante far sentire bene la persona quando si risveglia. Assolutamente sì, guardi, io mi piace raccontarle qualche aneddoto. Da me era bellissimo il momento in cui capitava che estubavo, quindi toglievo il tubo, diciamo in gergo volgare, al paziente, soprattutto anziano, che l'anziano senza dentiera, un po' intontito, volesse in qualche modo baciarmi e quindi io mi avvicinavo con la guancia e mi facevo dare questo bacetto al risveglio. È come un po' un risveglio alla vita, un ritorno alla vita, perché sì, è vero. Chi subisce un intervento, dal più piccolo al più grande degli interventi, quindi dall'alluce, e poi insomma si fa in anestesia loco regionale, ma qui si aprirebbe un'altra parentesi, ad un intervento demolitivo grosso. Comunque una persona che quando rientra nell'operatoria sta male, ha paura, è terrorizzato e quindi ha bisogno di essere accolto e confortato. Sì, sì, lo posso confermare perché la paura è tantissima. Poi quando cominciano a metterti quelle cose nelle vene e cominciano anche le ingerisci prima dell'operazione e ti senti così contento. Io ricordo che sono entrata in sala operatoria chiacchierando, sono uscita chiacchierando, quindi nel mio classico stile, significa che stavo bene, ero tranquilla, diciamo anche indotta la tranquillità, però è importante. Ora, al di là dello scherzo, lei si vede un medico giovanissimo, ha fatto questo percorso, però a un certo punto si è fermata e ha voluto fare un percorso più approfondito, diverso, che comprendesse proprio di più questo approccio alla persona in quanto tale, piuttosto che un corpo che va addormentato o rianimato. Assolutamente sì, intanto il mio percorso ha origini lontane. Io mi sono affacciata alla medicina sin da piccola, sembra un'affermazione un po' ridicola, però è così, nel senso che comunque il gioco dell'ammalato, il dottore le faceva il dottore.
Nel senso che comunque io ho deciso che avrei fatto il medico sin da bambina, per un motivo triste probabilmente all'interno della mia vita, nel senso che comunque la malattia aveva colpito il mio nucleo familiare e forse aveva colpito la figura più importante che c'è per un figlio, cioè la madre. E allora io decisi da piccola, da bambinella, che il mio obiettivo nella vita era sconfiggere la malattia, un po' quella malattia che colpiva tutto quello che vedevo attorno a me. A casa mia, mi piace dirlo, si mangiava pane e sociale, nel senso sin da piccoli con i nostri genitori si parlava anche di tematiche importanti, quindi tematiche come la fame nel mondo, le guerre, la violenza. Inocula nel bambino anche quel senso di responsabilità come cittadino poi. Diciamo che questa malattia che io percepivo un po' nel mondo era diventata il mio nemico, un po' perché mi aveva tolto il mio nido, aveva tolto la mia mamma, e un po' perché insomma vedevo che intorno c'era la malattia. E ho detto va bene, io acquisirò da adulta gli strumenti per sconfiggere la malattia. È ovvio che poi si cresce e si vedono tutti gli aspetti malati che stanno attorno a noi. Si cresce pure culturalmente, quindi ho fatto un percorso ovviamente di laurea in medicina e lì ciò che per me era la malattia della persona ha incominciato ad assumere nomi tecnici, scientifici. Quindi una cosa che per me era dolore all'inizio da bambina poi è diventata malattia autoimmune, artrosi, artrite, lombalgia, lombosciatalgia, tiroidite. Cominciava a conoscerle meglio. Cominciavo a conoscere i tecnicismi del nostro rapporto medico-paziente, cioè a dare dei nomi tecnici a ciò che era il malessere della persona. E quindi la malattia, quella M maiuscola, verso cui io mi scontravo, verso cui io volevo acquisire armi per combattere, era diventata le malattie. E le malattie a cui avevo dedicato energia, studio, le malattie che avevano tutte diagnosi, che avevano tanti strumenti di diagnosi come gli strumenti, le analisi di laboratorio, la diagnostica radiologica, le cure, il medicinale, l'atto chirurgico, insomma mi affacciavo a tutto. Così decisi di intraprendere come specializzazione quella che forse è la più estrema delle nostre specializzazioni mediche, cioè l'anestesista rianimatore. È vero che poi ho svolto il lavoro da anestesista una volta specializzata, però in realtà il mio obiettivo era quello di diventare un valido rianimatore, proprio perché il rianimatore è colui che si interfaccia veramente da vicino con la morte, come dico io è una sfida all'ultimo respiro. Rianimatore nello specifico cosa significa appunto? Rianimatore è colui che si occupa della persona in fin di vita, da rianimare, quindi colui che si occupa dell'emergenza sia sul territorio che in un pronto soccorso, colui che si occupa della gestione di queste persone che purtroppo non hanno più un'autonomia funzionale e gestionale per le cose che per noi sono neanche da tenere in considerazione: il respiro, l'attività cardiocircolatoria, il battito cardiaco, lo stato di coscienza e di vigilanza. Cioè, infatti dottoressa, noi abbiamo seguito molte attività da un punto di vista esclusivamente sociale relative alle raccolte, voi telespettatori lo sapete molto bene, fedelissimi di Femmina TV, di quante iniziative abbiamo fatto nel corso di questi anni legate al sostegno di raccolte fondi per le teche e i defibrillatori. Adesso diciamo che la Locride, c'è una norma nazionale che prevede che debbano essere nei punti diciamo strategici con un determinato tipo di densità di popolazione o anche le strutture sportive dei defibrillatori, ma anche adesso stiamo cercando di coprire tutto il territorio. Una volta che saremo alla saturazione completa passeremo ad un altro step, che è quello di formare le persone che devono sapere come utilizzare il defibrillatore. Ci sono molte storie, ricordiamo Ambrosini se non sbaglio, qualcosa del genere il cognome, il giovane giocatore di calcio che è morto sul campo con due defibrillatori presenti nel campo di calcio. Quindi questo è anche un qualcosa che riguarda le persone che si trovano a dover gestire, e nelle prossime puntate vedremo anche di fare una formazione di questo genere, alcune informazioni fondamentali, se ce ne vuole fornire anche qualcuna adesso, relativa al
primo soccorso, perché possono capitare degli eventi dove non c'è un rianimatore e quindi noi umili cittadini possiamo anche fare qualcosa di importante. Ci spieghi cosa ne pensa soprattutto di questa normativa sui defibrillatori? Io ti ringrazio, anzi scusa, ti do del tu. No, continuiamo a darci del tu perché abbiamo la stessa età, quindi viene benissimo così, è giusto, riusciamo a parlare anche meglio in questo modo. Ti ringrazio immensamente di questa apertura su questo argomento. Siamo tutti rianimatori nel momento in cui c'è un arresto cardiaco, tutti siamo rianimatori. Non ci possiamo permettere di perdere tempo. Siamo tutti rianimatori perché come hai paura tu? Nel momento in cui ti trovi di fronte ad un arresto cardiaco, ho paura io. La differenza tra me e te è che io ho degli strumenti cognitivi, conoscitivi e delle abilità manuali che tu non hai acquisito per percorsi di studio diversi, ma tutta la popolazione è in grado di effettuare una rianimazione cardiocircolatoria nella fase iniziale. Quindi assolutamente auspico che nel tuo programma si porti avanti un'informazione e una formazione di questo genere. C'è la golden hour, la famosa ora d'oro, ma qualcuno parla di 5 minuti d'oro ed è giusto che sia così, nel senso che comunque un paziente in arresto può essere rianimato da chiunque. La presenza dei defibrillatori sul territorio è fondamentale. Anche perché sono semplici da usare, sono molto chiari e dicono tutto quello che devi fare. Si attaccano come una ceretta, sono dei cerottini. Allora, le signore sono invitate immediatamente ad agire. No, seriamente, era una battuta, era uno scherzo, però alla fine sono due placche che si posizionano sul corpo della paziente. Se ci sono dubbi, c'è anche il disegno all'interno del defibrillatore su dove vanno applicati. Ci sono le istruzioni e poi si schiaccia un pulsante, perché i nostri defibrillatori sul territorio sono automatici. Ecco, cioè non sono quelli che si vedono nei film, sì, tipo IAR, scarica, no. Con il dottore Briale abbiamo già. Ecco, non sono quelli che voi prendete manualmente e schiacciate, ci sono delle piccole regole basi, il via io via tutti prima di schiacciare il pulsante, prima di dare la scarica elettrica, soprattutto ci sono delle regole e di questo ti ringrazio, spero che si faccia questa informazione per riconoscere un paziente in arresto cardiocircolatorio. Anzi, facciamo proprio una lezione un giorno. Con immenso piacere, anche perché sono veramente poche cose base e poi è semplice fare rianimazione, il massaggio cardiaco è. Fondamentalmente è il massaggio cardiaco in strada che può fare chiunque. Se non ti dispiace, in una delle prossime puntate ci organizzeremo proprio per fare per simulare letteralmente un arresto cardiaco e quindi l'intervento su un arresto cardiaco. Ci faremo prestare uno dei defibrillatori di quelli che sono presenti anzi così le persone impareranno anche a usarle e a usarli e vedremo. Ecco, il rianimatore è appunto questo, la persona che aiuta. Poi ci sono anche dei casi più terribili dove la tua professionalità agisce. Quali sono, appunto, come si specificano? Però Raffaella, noi veniamo dopo, nel senso che ci sono due sigle che sono il BLS e la CLS, cioè il BLS è il Basic Life Support, cioè il supporto alle funzioni basiche vitali che può essere fatto da tutti. Invece la CLS sarebbe il supporto basico avanzato. Diciamo che arrivi tu con l'autoambulanza, intanto io cittadino. Tu hai mantenuto il circolo e quindi l'ossigenazione cerebrale durante l'arresto mediante il massaggio cardiaco e questo garantisce alla persona che è in arresto, se si riesce a salvare, che non ci siano delle lesioni cerebrali permanenti, devastanti e che non la trasformino in un vegetale. Le lesioni dopo quanto tempo di mancanza di ossigeno possono cominciare ad esserci? In 5-10 minuti, anche se ci sono state delle situazioni in cui un massaggio cardiaco ben fatto, anche per oltre 20 minuti, ha ripristinato poi il ritmo senza sequele neurologiche. E ripeto, un massaggio cardiaco ben fatto, senza sequele neurologiche, quello è il nostro obiettivo, il vostro obiettivo di cittadini. Il rianimatore arriva dopo, arriva con i suoi strumenti, arriva con l'intubazione orotracheale, arriva con l'accesso venoso centrale, ma arriva dopo. Non ci può essere un rianimatore in ogni angolo di strada o in ogni casa.
è molto bello che si informi la cittadinanza su delle, ripeto, semplici manovre che possono veramente fare la differenza al salvataggio della vita. E noi parlavamo nella riunione che precede la puntata appunto di questa tua identità più come rianimatore che come anestesista, anche in un percorso che porta ad uno studio di quelli che possono essere i processi che portano poi alla donazione degli organi. È una fase delicatissima in chi riceve e in chi dà, quindi è un percorso che va studiato bene. Guarda, anche questa è una domanda bellissima, uno spunto bellissimo di riflessione. Io sono cresciuta, come dico sempre, tra le quattro mura della mia rianimazione. Voi dovete immaginare un ambiente sterile, climatizzato, con luci sempre accese, con monitor sempre battenti. Questo come vuol dire monitor sempre battenti? Monitor che suonano, okay, come se fosse il rumore del cuore di ogni persona attaccata. Purtroppo ci sono delle situazioni in cui l'attività elettrica encefalografica è muta, cioè c'è la morte cerebrale. In quel caso noi siamo chiamati ad attuare delle pratiche di accertamento di morte cerebrale, cui segue, secondo la nostra legislazione, la possibilità di donare gli organi. Ecco, io credo che questo sia veramente il continuare della vita. Cioè, se ognuno di noi si deve chiedere il significato per cui sta al mondo, se non siamo e non siamo soltanto un ordinato accumulo di molecole che tra di loro si inseguono, se vogliamo dare un seguito a quello che noi siamo su questa terra. Eppure è stato difficile riuscire ad arrivare a un percorso di accettazione del continuare la vita nel corpo di un altro quando ormai non c'è più speranza. Quindi questo atto che poi è fondamentalmente d'amore e d'aiuto, non è stato semplice riuscire a raggiungerlo. Non è semplice, non è semplice, e io non giudico mai chi non ha la forza di farlo, perché, ripeto, io ho visto madri che piangevano figli appena 17 anni e figli neonati rimasti senza madre. Devo dire che sono situazioni terribili, terribili. Quella persona che se n'è andata, noi non la vorremmo mai vedere andare via. Bisogna sapere fare un salto in avanti verso l'altro e non verso noi stessi soltanto. Sì, perché infatti è proprio questo che ci colpisce, il nostro legame con la persona che se ne va, il non volerci staccare da questa persona. Penso che ognuno di noi nella propria famiglia abbiamo avuto una perdita, quindi è comprensibile, si capisce benissimo quello che è il percorso, ma anche la morte purtroppo fa parte della vita, purtroppo per chi resta, per chi va non sappiamo ancora cosa, ce lo scopriremo soltanto in quel secondo momento. Più vite, più anime, più percorsi, tutto finisce, non lo sappiamo. Vero è che c'è un senso, e questo senso lo si può dare anche con la donazione. Assolutamente sì, assolutamente sì, anche perché credimi, io ho visto anche ragazzi in attesa, cioè l'altra faccia della donazione, l'altra faccia del dolore sconfinato, ragazzi per esempio con fibrosi cistiche in attesa di trapianto cuore polmone. C'è un karma, non chiamiamolo così, ma diciamo che c'è. Ecco, però è un quando si dà si riceve pure, e quindi c'è un perché nella vita, si riceve anche in maniera differente. A volte si pensa di subire tutte le ingiustizie del mondo, però non è così. C'è un dare, c'è un ricevere, c'è un subire, ma c'è anche un riscattarsi da questo. Quindi se si dà si riceverà sicuramente in un momento o nell'altro. Assolutamente sì. Adesso cominciamo dandoci del tu. Ti chiamo Manuela piuttosto che dottoressa Romeo, lo metteremo soltanto in sovrimpressione così giusto per ricordarlo. Tu a un certo punto hai cominciato a fare questo percorso dall'anestesia, dalla rianimazione, ti sei avvicinata all'agopuntura, che è un percorso che può sembrare completamente differente.
che però in realtà non lo è. Spiegaci appunto, perché io ho cercato di dirlo al dottore Reale nella scorsa puntata, mi sono espressa male, quindi mi stava divorando. Quindi io sempre come neofita e come esclusivamente come paziente. Perché l'agopuntura, da un percorso così complesso, quello dell'anestesia e della rianimazione, arrivare all'agopuntura? E che beneficio ne trae chi, non chi riceve l'agopuntura, ma chi fa l'agopuntura come professionista che si specifica in altro? Guarda, io credo che noi ci si debba professare come degli elogiatori ed esaltatori della vita e della salute, della vita in tutte le sue forme, e la vita è equilibrio. L'agopuntura è uno strumento per ripristinare questo equilibrio. Parlavamo pure col dottor Reale di questo termine equilibrio: la malattia è disequilibrio, la salute è equilibrio, e quindi è tutto un bilanciare. Ecco, appunto, non conosciamo bene l'agopuntura, sarà poi un qualcosa che faremo anche più in là nel tempo, con delle sedute anche specifiche con i telespettatori che si vogliono pure candidare a essere pazienti che verranno in televisione per farsi. Ecco, io tante volte quando parliamo dell'agopuntura ci immaginiamo questa persona che cammina per casa con piena di punti di tesoro, l'emicrania, che poi sono aghi sottilissimi e lunghi. Sono pure gli aghi pulce, che sono cerottini tipo Robocop, capito? Ci sono. Questo è meno così colorato come immagine, però ecco. Ma come nasce l'agopuntura? L'altra volta dicevamo pure con il dottore Reale un'altra cosa: non si parla di medicine tradizionali, perché se dobbiamo parlare di tradizione, la medicina cinese, comunque indiana, quella dell'orientale, è sicuramente molto più tradizionale della nostra, perché è molto più antica e ha sempre dei riscontri continui. Ma questo percorso, rianimazione, anestesia, agopuntura, e poi in che cosa consiste l'agopuntura, diciamo, da parte del medico che ne parla? Guarda, è così: ognuno di noi ha un suo percorso evolutivo, e noi medici in primis. Io nasco come medico col sogno di curare gli altri, mi sviluppo come agopuntore e ancora sono in cammino, cioè io sto facendo questo percorso con il sogno di curare me stessa per curare gli altri. Ogni volta che io mi interfaccio con il paziente, io curo me e poi curo lui, o meglio ci curiamo assieme, c'è questo scambio energetico, questa empatia. Io credo che se non si sviluppa questo, noi possiamo avere le migliori competenze, i migliori tecnicismi, la migliore strumentazione. Se noi non riusciamo ad entrare veramente in empatia col paziente, noi non riusciamo a curare la malattia. Torno di nuovo alla M maiuscola da cui sono partita quando ero piccola, no? Cioè la malattia della persona, il malessere della persona, che poi sfocia nella lombalgia, nella rachialgia, nell'artrosi del dito, nella gastrite, nella colite, nell'allergia. No, la malattia. La persona ad un certo punto manifesta un malessere, senza parcellarlo, senza distinguere necessariamente la tipologia di strumento. Noi dobbiamo arrivare a capirci, a capire qual è questo malessere, dopodiché curarlo col riequilibrio. L'agopuntura è una tecnica antica, fa parte della medicina tradizionale cinese. Dico fa parte perché non è l'unica degli strumenti che la medicina tradizionale cinese mette in atto. È molto affascinante. In cosa consiste? Cioè, gli aghi sono sottilissimi e vanno a incidere che cosa? I nervi? No, in realtà io ora ti voglio dare un taglio diciamo filosofico spirituale ed un taglio scientifico, perché mi piace che ci siano entrambi gli approcci, perché realmente ci sono entrambi gli approcci. L'agopuntura ormai è riconosciuta come medicina dalla nostra medicina, dal nostro ordine dei medici, la medicina ufficiale, addirittura sono già nati dei centri di medicina integrata, e il mio sogno, immagino anche col dottore Reale, è proprio quello di creare questo centro di integrazione tra le varie discipline, tra le varie competenze, cioè fare in modo che nulla venga tralasciato.
Sì, per fare in modo che si usino tutti gli strumenti sulla persona che ha bisogno di aiuto e che sia la malattia guidi la ricerca e la scelta dello strumento adatto. Infatti lo diceva nella scorsa puntata il dottore Reale. Diciamo che noi più o meno parliamo la stessa lingua, io con qualche anno più di qualche anno indietro rispetto a lui, però siamo sulla stessa strada, siamo sulla stessa strada. Diciamo la bellissima spiritualità e filosofia dice che noi siamo il tre, cioè siamo tra il cielo e la terra, la liaison tra il cielo e la terra, quindi siamo parte integrante di questo universo, facciamo parte di questo cosmo in cui tutto si muove attorno alle cinque fasi, cinque elementi, cinque movimenti. Quindi alla fine noi siamo un punto di integrazione tra la terra e il cielo. Infatti, accade spesso che noi ci consideriamo come presenti su un qualcosa, ma in realtà facciamo parte di questo qualcosa. E non è soltanto filosofia, è biologia, è chimica. Assolutamente sì, per questo dicevo io poi ti darò un taglio pure scientifico. Ecco, la terra è ciò di cui noi ci nutriamo, il cielo è ciò che noi respiriamo, l'aria che noi introduciamo. E siamo in perfetto equilibrio. Nel momento in cui una energia perversa, cioè un'energia esterna, un agente interno, una forza psichica lede questo equilibrio, allora si crea lo scompenso e la malattia. Come si riottiene attraverso l'agopuntura l'equilibrio? Su che cosa va a incidere nel nostro corpo? L'agopuntura incide su quelli che poi sono i meridiani, cioè dei grossi binari energetici che convogliono questa energia, che sboccano in alcuni punti, punti che noi possiamo ovviamente pungere, ma che possono essere anche pressati tramite digitopressione, che possono essere anche moxati tramite la moxa, il calore. Sono diverse tecniche che si possono applicare sempre con lo stesso obiettivo, cioè riportare all'equilibrio il livello energetico. Vedi come una persona come me, che non conosce queste tecniche, non le ha mai neanche, di cui non ha mai usufruito, può avere un concetto sbagliato della cosa. Infatti, tu parlavi appunto del fatto che sì, non è completamente così, ma in realtà l'agopuntura non va a vedere i nervi, perché noi immaginiamo quelle cose, e infatti anche, ma non esclusivamente. Quindi ci sono diversi elementi del corpo che vengono interessati dalla presenza dell'ago, da questa, comunque è sempre un minimo di pressione. L'ago non esercita pressione in sé per sé, si può percepire dolore, ma anche no, all'inserimento dell'ago, ecco, non è una cosa che avviene sempre. Io ovviamente l'ho fatta su me stessa, manco a dirlo. Certo, l'ho fatta e la faccio su me stessa, perché per cultura mia personale non propongo mai ad altri ciò che non ho sperimentato su me stessa. L'ho utilizzata su me stessa con grande successo, per delle forme di reflusso, di gastrite, associata anche a integratori alimentari, ad una giusta alimentazione, alla giusta diagnosi, ci mancherebbe. Ecco, non voglio che passi da qui un messaggio sbagliato. Io sono un medico e prima di usare un agopunto, cerco la causa della malattia. Questo stavamo dicendo con il dottore Reale nella scorsa puntata, appunto che tante persone a volte si allargano in ambiti che non sono loro. Noi stiamo parlando sempre di percorsi anche più aperti rispetto alla medicina, come la definiva il dottore Reale, accademica, ma che partono sempre dalla medicina che noi usiamo chiamare tradizionale, ma che tradizionale non è. Quindi con una competenza altissima, specialistica, e soprattutto che sappia dove va ad agire. Cerco di tradurre spicciolamente ciò che tu hai detto. Se giunge alla mia osservazione un paziente con una lombalgia, io eseguo un esame neurologico. Dopodiché chiedo al paziente se ha già effettuato esami strumentali. Quindi di solito la risposta è sì. Prendo visione della risonanza, prendo visione dell'eventuale TAC. Solo dopo.
mi faccio un'idea completa di ciò che sta succedendo all'organismo del paziente. Non escludo, ma anzi integro con l'esame obiettivo cinese. Osserverò la lingua, osserverò i polsi, perché anche questi ci danno specchio di ciò che succede all'organismo. Sono cose anche che facevano i medici di una volta. Assolutamente sì. Che fanno anche alcuni medici di oggi, che fanno anche alcuni medici di oggi. Ecco, questo vorrei dirlo anche, un messaggio che mi piace che passi. Guardando a ritroso, tutte le medicine sono una medicina. La cinese, la giapponese. Il corpo umano è quello. Il corpo umano è quello. Poi ecco, ci siamo un po' complicati nell'approccio, nella diagnostica, nella terapia, però semplicisticamente si può pure un attimino tornare indietro, non dimenticandoci che abbiamo degli strumenti per approfondire quando è necessario. E mai essere superficiali, mai dire ah sì vabbè, hai la cefalea, con un aghetto ti risolve il problema. Mai, sbagliatissimo, l'approccio sbagliato. Ci sono degli esami importanti per escludere patologie sottostanti importanti. Altrimenti si andrebbe ad agire soltanto su quello che è il diciamo l'effetto di qualcosa che c'è dietro. La medicina cinese non cura l'effetto, non è sintomatica. Spesso si crede che serva l'ago per la lomboscetalgia. La medicina cinese cerca lo squilibrio dell'organismo che ha portato al sintomo dolore arto inferiore, che può essere un disagio psichico, può essere un colpo di vento, può essere una errata alimentazione nel tempo, può essere un'abitudine posturale sbagliata, ma può essere anche un problema più grave. E questo noi non lo dobbiamo mai sottovalutare. Io ho seguito di recente un seminario di auricoloterapia. Mi è piaciuto molto ciò che ha detto il dottore. Dice: non crediate nelle mappe prefabbricate. Una volta cercavo con un cercapunti il punto da trattare per una lombosciatalgia. Cercavo, ho toccato tutta la zona mappa colonna sull'orecchio, nessun punto era dolente. Non era dolente perché il problema purtroppo era un tumore del pancreas. Quindi cercavamo il dolore riflesso sulla colonna, in realtà il problema era un altro. Non esiste uno schema prefabbricato. La medicina deve essere un abito vestito sul paziente, un abito sartoriale vestito sul paziente. E noi ci dobbiamo impegnare quotidianamente in questo percorso per acquisire sempre più competenze, per creare sempre un abito sartoriale sempre più bello, più semplice, più leggero, e forse pure portare il paziente in qualche modo ad autoconfezionarselo. Ecco, noi magari dare gli ultimi ritocchi, questo sarebbe auspicabile e bellissimo. Infatti questo è un percorso che lei sta facendo, perché appunto lei, scusami, ci davamo del tu, ti stai avvicinando, questi sono i primi periodi in cui, passando da lei al tu, ti stai specializzando appunto in agopuntura, un percorso non ancora concluso, che noi ti invitiamo però ad aiutarci ad approcciarlo con quelle che sono le competenze che hai acquisito finora, perché come dicevamo con il dottore Reale, questa serie televisiva, questa serie di quest'anno di Una Mela al Giorno, partirà da questi divani e si sposterà poi sui lettini. E quindi prenotiamo già due, abbiamo già due puntate prenotate con te, e sono: prima assolutamente il corso di formativo sull'approccio con l'infartuato, quindi come usare un l'arresto cardiaco. L'infarto, ok, io prenderò poi pian piano anche più dimestichezza con i termini medici, con la persona che è in arresto cardiaco, che può derivare da più cose, e quindi come trattarlo da semplici cittadini, quindi aiutare chi è il rianimatore che interviene per poter agire al meglio possibile, lasciandogli la situazione più, e salvare la persona anche da danni che potrebbero essere permanenti. Quindi prenotiamo questo percorso, sarà un po' complesso, ma vi promettiamo che lo facciamo. E poi un secondo incontro sul lettino,
con una persona che, attraverso la quale riusciremo a fare anche un percorso per rendere in pratica quello di cui abbiamo parlato soltanto in termini teorici adesso. Quindi noi ti ringraziamo per essere stata nostra ospite, abbiamo ancora tanto da raccontare di te, ma lo faremo nel percorso di queste puntate. Se è rimasto qualche cosa alla quale tenevi parlare, naturalmente ne hai la possibilità, e ti ringraziamo veramente per aver cominciato a diventare un ulteriore volto di Una Mela al Giorno, quindi benvenuta. Grazie, ti ringrazio tantissimo. Sì, solo un piccolo aneddoto e chiudo. Come ho conosciuto il dottore Reale? Giusto, è vero, perché il dottore Reale ha portato questa professionista qui a conoscere il mondo di Femmina TV e viceversa i telespettatori in Una Mela al Giorno. È una cosa troppo simpatica e veramente sembra quasi che l'universo trami con noi. Bene, io anestesista, abilissima con gli aghi. Agopuntore futuro, quindi di nuovo aghi nella mia vita. Dovevo fare una tenda. Gli aghi. Chiedo aiuto ad una sarta. E la sarta mi presenta il dottore Reale. Quindi è come se noi fossimo stati veramente cuciti. E quel vestito di cui stavate parlando è anche fisico. Ah, perfetto, bene. Bellissimo, è stato bellissimo. Quindi insomma gli aghi sono stati la nostra liaison, il nostro trade union. Spero, auspico che questo percorso ci porti veramente a poter aiutare tante persone. Noi le chiamiamo invece da un punto di vista letterario le affinità elettive, quindi quando due persone o più persone percorrono la stessa strada, possono essere ad altezze diverse, l'abbiamo detto anche prima, ma prima o poi si incontrano, è un cammino fatto insieme e voi telespettatori carissimi fate parte di questo cammino insieme a Femmina TV, un modo diverso di guardare la medicina, un modo diverso di guardare se stessi e i problemi che si hanno per poter invece guardare avanti con un percorso di salute che porti veramente a godere della migliore possibilità che il rispetto del nostro corpo che dobbiamo avere, aiutandoci poi anche con degli esperti. Quindi noi ringraziamo la dottoressa Romeo, ringraziamo il dottore Reale che ci ha permesso di creare questo spazio e il nostro sponsor, il Centro Esculapio, e ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata, un nuovo professionista.